Proseguono le attività dedicate al mare e alla sensibilizzazione della risorsa marina promosse dall'amministrazione comunale di Torre del Greco. Dopo le iniziative realizzate in occasione della giornata del mare lo scorso 11 aprile, ieri mattinata dedicata ad attività didattiche di sensibilizzazione dei più piccoli, con la partecipazione di una delegazione di alunni dell'Istituto De Nicola Sasso di Torre del Greco. Sospesa invece la pulizia dei fondali marini, prevista in località Il Cavaliere, per dare supporto logistico alle operazioni di ricerca del sub disperso. Il corpo senza vita del 53enne di Ercolano è stato purtroppo rinvenuto nel primo pomeriggio di ieri dalla Guardia Costiera. Ai microfoni di TV City l'assessore al ramo Annarita Ottaviano, il comandante della Capitaneria di Porto, Vittorio Giovannone e le associazioni del territorio che hanno partecipato all'evento. Le prime attività che sono iniziate ad aprile continuano ancora oggi. Per quanto riguarda invece la pulizia dei fondali è stata rimandata per un'emergenza che si è presentata. Sulla località La Scala continuano le attività con le associazioni che in collaborazione praticamente con le istituzioni del territorio sono dedicate per questa attività di sensibilizzazione e comunicazione del nostro mare. Questa manifestazione di oggi rappresenta la prosecuzione ideale della giornata del mare che si è tenuta nello scorso mese di aprile. E la nostra presenza è ulteriore dimostrazione di come il corpo delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera sia ritornamente impegnato in quello che è uno dei nostri principali obiettivi istituzionali, quello sia la tutela del mare e delle risorse marine. Uno dei compiti essenziali del corpo delle Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera è proprio quello di tutelare le risorse del mare, quindi queste manifestazioni per noi rappresentano non soltanto un momento simbolico, ma rappresentano la testimonianza concreta e costante del nostro impegno giornaliero per la tutela delle risorse ittiche e del mare. Noi ragazzi dell'Associazione Prima Aurora abbiamo partecipato all'evento Difesa del Mare per promuovere e coinvolgere i bambini alla tutela di questo bene. Ci occupiamo in generale anche di altre zone come il Vesuvio e abbiamo deciso di partecipare anche per tutelare il nostro mare, per far vedere ai bambini cosa bisogna fare, farli cercare di entrare in una nuova gestione di tutela. Siamo stati invitati da Prima Aurora, Lega Navale e tantissime altre associazioni, abbiamo aderito subito, in particolare perché erano presenti ragazzi, giovani, e con i ragazzi abbiamo svolto delle attività riguardanti il mare e la plastica e soprattutto un nuovo rifiuto, un nuovo per modo di dire, perché sono almeno 6 anni che è presente massicciamente sulle coste campane, in particolare nella zona Flegrea e di Napoli e nei mari, ed è questo oggetto, questo si chiama Resta, è un retino, una calza di rete che viene utilizzata per l'allevamento delle cozze, per i mitili. Viene appunto appesa delle boe e la semente della cozza cresce, diciamo, liberamente all'interno del mare. Quando le cozze sono mature viene issata a bordo dei pescherecci, scusate, viene tagliato la resta e vengono recuperate le cozze. Queste dovrebbero essere conferite a terra perché sono un polipropilene, un materiale plastico che può essere diciamo recuperato, ma in realtà finisce sempre più spesso nei nostri mari, viene buttato nei nostri mari e lo ritroviamo sulle spiagge. Questo tipo di plastica rimasta in mare è dannosa per gli organismi e gli animali marini, in particolare per il coralligeno, per i coralli, perché si diciamo, innesta sui rami e li soffoca. Ed è anche pericolosa quando arriva a terra perché si secca, si sminuzza e diventa microplastica. Con altre associazioni, tra le quali WWF, NCET, Let's Do It, facciamo parte di un comitato di associazioni che fa referenza alla Gaiola a Napoli, l'area marina protetta di Posillipo, con la quale abbiamo iniziato un progetto di citizen science, cioè il cittadino diventa il ricercatore, per cui se vi capitasse di trovarle, di vederle sulle spiagge o in mare, recuperatele, conferitele nel bidone di rifiuti, ma geolocalizzatele, cioè inviate una geolocalizzazione con Google Maps, per esempio, ad arrestalereste@gmail.com.
ci ripromettiamo quanto prima ovviamente di documentare o anche le altre scuole assenti di questa documentazione, per fare in modo che questo diventi un format didattico da poter essere praticamente utilizzato nelle fasi successive.